Buonasera cari concittadini, dal soldato semplice dell'esercito di Reggio 743 a.C. Massimo Ripepi. Buonasera. Stasera parleremo di ponte sullo stretto. Ci sono novità e che vi dirò. Poco fa è finita, mi hanno detto alcuni amici giornalisti, una riunione a Confindustria dove si è trattato il tema e alcuni imprenditori, in questo caso mi dicevano che Pino Falduto ha detto una serie di cose che ora stasera vi dirò perché sono esattamente corrispondenti a quello che sto per dirvi. Io ho presentato una mozione, per appunto la realizzazione del ponte, una mozione da presentare in consiglio che è stata approvata in commissione e che dovrà essere discussa in consiglio comunale. Ho chiesto al presidente Marra urgentemente di calendarizzare questa seduta perché dobbiamo consegnare alla storia la posizione dei partiti e dei consiglieri comunali di Reggio rispetto all'opera veramente possiamo dire mondiale del secolo. E sapete che il sindaco di Reggio Calabria non è in seduta in nessun tavolo, una cosa gravissima, parleremo di questo stasera. Questa cosa, cari concittadini, e voi la dovete tenere vicina perché è una cosa vicina alla vostra esistenza, non è una cosa lontana. Non è che il ponte verrà fatto fra 5, 6, 7 anni, è una cosa lontana dai vostri negozi, dalle vostre attività, da voi liberi professionisti, da chi vende il pane, di chi vende le scarpe, di chi vende, di chi ha il supermercato. È un problema che riguarda tutti noi, i nostri figli, i nostri nipoti, ok? Perché è vero che è importante bloccare le piste ciclabili della sciagurata amministrazione Falcomatà che non ne azzecca una e se la scarica sempre Falcomatà sugli altri. È vero, ma dobbiamo costruire, questo sta facendo Rivoluzione Reggio e Alternativa Popolare, stiamo costruendo un progetto per la, diciamo, rivoluzione della nostra città. Dobbiamo prima fare la rivoluzione e ricostruire sulle ceneri, perché siamo veramente a zero. Io oggi sono andato a farmi Sono passato dal corso che avevo un appuntamento vicino generalmente alle 6, alle 7 non sono mai sul corso, non ci sono attività consiliari. Ho visto in un orario, diciamo, dove generalmente c'era molto passeggio, il corso deserto. La città è praticamente devastata e distrutta. I dati della Camera di Commercio lo testimoniano. Quindi il tema è questo. Io vi ho detto tantissime volte che noi, l'unica salvezza per la nostra città, la cosa più che vedo più immediata nei tempi, prima della realizzazione dei porti turistici, quando noi vinceremo, faremo una rete di porti turistici per raccogliere, diciamo, il tesoro che viene dal mare, valorizzeremo, abbiamo detto, queste opere strategiche, la faremo la Via della Moda, faremo in modo che i Bronzi di Riace, l'opera più importante che c'è sulla faccia della terra, così dice il professore Castrizio, che il mondo sappia che qua c'è l'opera più importante, una delle opere più importanti della terra. Ma la cosa che vedo più vicina per la salvezza della nostra terra, perché dalla nostra terra non gliene frega niente a nessuno, vogliamo capire o no questa cosa? Ricordate che è venuta la Meloni, è venuta con il naso tappato, ricordatevi che è andata a Gioia Tauro, non è venuta a Reggio Calabria, perché quando arriva in Calabria, a Reggio sta lontana da Reggio Calabria, l'ultima volta è venuta 5 anni fa. Hanno fatto eleggere due deputati Fratelli d'Italia, uno di Roma e uno della Puglia, perché non vogliono, questi qua si ammazzano a lavorare e poi il voto dei reggini va ai romani e ai pugliesi. Si schifano venire a Reggio Calabria, che facciamo schifo, puzziamo di 'ndrangheta. Quindi non vengono, non vi chi viene viene blindato, viene a fare i comizi blindato senza salutare nessuno, perché qua manco il presidente della regione pare che non voglia manco incontrare gli imprenditori perché si spaventa, non sa con chi ha a che fare. Che avete capito come ci siamo combinati, cari concittadini? Questa è la situazione attuale. Bene, dinanzi a questa situazione, il ponte sullo stretto può essere l'unica nostra salvezza. Sapete perché? Vi prego di scrivervi questa cosa prima che nella testa, nel cuore. Di noi, della nostra terra, della Calabria in generale, di Reggio Calabria in particolare, non gliene frega niente a nessuno. Ok? I nostri deputati e senatori sono tutti venduti. Consiglieri regionali che non esistono neanche, guardano solo rigorosamente i cazzi loro. Non gliene frega niente a nessuno di noi. Non gliene frega niente a nessuno di noi. Quindi non fanno niente perché si
Tengo questo tipo di mentalità, tiene lontano gli investitori, che non verranno mai in Reggio Calabria, che si spaventano di dare la mano a quello, gli fanno la fotografia e poi l'arrestano. Questo tema dobbiamo trattare se siamo onesti e vogliamo bene alla nostra città. E gli imprenditori di Reggio che ci sono, che vogliono fare grandi opere, come Pino, vengono il cassetto, nel cassetto viene dovuto un progetto da 6.500 posti di lavoro, perché Marco Matà non lo porta avanti, nonostante il Consiglio Comunale l'ha approvato. Allora, il ponte sullo stretto è l'opera che può salvarci, perché? Perché non faranno le strade, le autostrade, l'alta velocità, l'alta capacità per noi, perché non l'hanno mai fatta per noi, se ne fottono di noi. Le faranno perché c'è il ponte, perché una volta che c'è una grandissima opera, verranno fatte le opere complementari. Sapete che cosa sta succedendo, cari concittadini? Mi fa piacere che l'hanno discusso anche a Confindustria stasera, me lo diceva qualche amico giornalista. Sapete qual è la situazione? Volete sapere qual è la situazione in questo momento sul ponte? Volete capire quanto conta la nostra città in questo momento? Zero. Non contiamo e non cusiamo niente. Ora vi dovete mettere, se siete seduti, le cinture di sicurezza, vi dovete mettere la cintura, perché quello che vi sto dicendo è gravissimo ed è una cosa incredibile, ma è vera. Al tavolo del ponte sullo stretto, dove ci sono seduti il sindaco di Messina, che è anche il sindaco metropolitano, il sindaco di Villa, non c'è seduto, non c'è il sindaco della città di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che è anche il sindaco della città metropolitana, non ci hanno neanche chiamato quelli della società dello stretto, e Salvini della Lega non ci ha chiamato a noi di Reggio. Quindi dico ai miei colleghi, non parlo con la Minasi con una carta liscia che vale zero, parlo col capogruppo De Biasi, che è meglio della Minasi. Giuseppe De Biasi, gli vuoi dire a Salvini gentilmente che deve convocare, deve dire a Giucci di convocare il sindaco metropolitano, che è una cosa grave che non l'ha convocato, primo. Secondo, il sindaco metropolitano Falcomatà, che ha creato più danni del terremoto del 1908, non ha fatto nulla per chiedere di sedere al tavolo. Non risultano atti, e se risultano io li vorrei vedere, perché ho chiesto di fare urgentemente un consiglio comunale dedicato al ponte, perché io voglio vedere chi vota sì e chi vota no. Il ponte non si farà se lo deciderà il Consiglio Comunale di Reggio, lo decide il governo, ma nei libri di storia devono essere scritti i nomi e i cognomi dei consiglieri comunali che votano sì e che votano no. Devono essere scritte nei libri di storia questi consiglieri comunali, che si assumono una responsabilità enorme. Quindi avete capito che fa il sindaco di Reggio Calabria? Avete capito che ha fatto Brunetti prima che venisse, e Versace anche lui, prima che venisse il sindaco vero? Nessuno, non ci sono gli atti, se ci sono io li voglio vedere. Ha chiesto di partecipare al tavolo sul ponte. Pensate che a Messina, al Consiglio Comunale di Messina, hanno fatto una commissione ad hoc che si chiama Commissione Consiliare Ponte sullo Stretto. Cioè, ci doveva essere seduto o no il sindaco per stabilire le opere di compensazione, le opere che devono essere fatte sul territorio metropolitano, nonché gli svincoli, che cosa arriva a Reggio, come fa un reggino ad andare sul ponte, che giro deve fare, quali sono le opere, c'è la metropolitana. Io mi hanno fatto avere un progetto che non so se veramente si realizzerà, che ci sarà una metropolitana addirittura da Melito, una metropolitana che passa il ponte e va a finire a Taormina, forse all'aeroporto di Catania. Ma queste cose un sindaco non le deve sapere. E per 2 anni che non c'è stato, i 2 sindaci facenti funzioni hanno fatto qualcosa? Ci vogliono dire che cosa hanno fatto? Hanno messo qualche opera dentro? Hanno fatto qualche richiesta? Che cosa hanno fatto? Quindi capite, Reggio non conta e non accusa niente. Siamo zero assoluto, avete capito perché ci vuole la rivoluzione? Ma è normale che un sindaco non chieda neanche di partecipare se il governo, sbagliando, non lo convoca? Ditemi voi, forse perché Falcomatà è troppo spocchioso, se non lo invitano non va nei tavoli dove non lo invito. Ma secondo voi un sindaco può mai fare per il bene della propria comunità un ragionamento di questo genere? Lasciando un tavolo dove si stanno decidendo in questo momento le sorti del nostro territorio per secoli e secoli. Ma avete capito in che mani siamo? Siamo dalla parte il centrodestra, che non gli dà le deleghe a Falcomatà perché dice che non le sa usare, ma gliele dovrebbe dare lo stesso, perché si devono dare perché è giusto.
Dall'altra parte il centrodestra di governo non convoca manco, quando non convochi il sindaco, sta facendo un torto pure a me che sono dell'opposizione, sta facendo un torto a te che sei di Reggio Calabria. Non è che sta facendo un torto a Falcomatà in quanto elemento del PD. E poi sto PD, questo PD che ha devastato sempre la nostra terra e il nostro territorio, è d'accordo col ponte, perché la segretaria dice che non è d'accordo, è andata a denunciare, una vergogna. Anche quello è una vergogna, è un modo di fare politica questo, andare a fare la denuncia per non so che cosa, e questo è il modo politico per poter combattere. Vedete cari concittadini, noi ci stiamo preoccupando giustamente delle piste ciclabili, ne stiamo parlando tutti, sono andato io in luogo, abbiamo visto la sceneggiata di Falcomatà, abbiamo visto quello che sta combinando, abbiamo visto che ha scaricato la colpa sugli altri mentre la colpa è sua. Domani vi andrò a prendere le delibere e ve le farò vedere. Però capite che qua stiamo parlando di una cosa infinitamente più grande e più importante per i nostri panettieri, per i nostri pasticceri che hanno il bar, per le nostre, i nostri commercianti di scarpe, di abbigliamento, di tutto. Avete capito che questa cosa entra per le nostre attività turistiche, per il nostro futuro in generale. Voi volete capire che questa cosa è fondamentale per lo sviluppo, e il sindaco non è seduto, il sindaco della città metropolitana di Reggio e di Reggio Comune, sindaco, non è seduto a quel tavolo. Dico, vi rendete conto che non contiamo niente, cari concittadini? Può passare questa cosa così? Qualcuno ci deve dare una spiegazione di questa inerzia, di questo pressappochismo, di questo che mi è futta mia, come diciamo a Reggio Calabria. È normale che un sindaco, i suoi assessori, non si sono mossi per fare niente, per essere protagonisti principali di questa storia? Noi da chi dobbiamo sapere, noi consiglieri comunali, che poi dobbiamo dire a voi cittadini com'è la situazione del ponte sullo stretto, che è l'opera del secolo mondiale? Capite che significa un'opera del genere? Lasciamo stare, ci saranno 120.000, 40.000, 20.000, 30.000, ma vi rendete conto che in una terra dove non c'è niente più, dove nessuno ci pensa neanche, dove Fratelli d'Italia viene a piazzarci i deputati da Roma e ce li fa votare a noi, e voi cittadini li votate senza manco vedere a chi state votando, perché si schifano di quelli di Reggio per farli diventare deputati e senatori quelli di Reggio? Ma vi rendete conto come ci trattano? E Antoniozzi e l'altra, quell'altra di Fratelli d'Italia non è mai venuta a Reggio Calabria. Lo dico a quelli di Fratelli d'Italia di Reggio, ma non protestate voi. Io quando ero di, se fossi oggi di Fratelli d'Italia, protesterei contro questa cosa. Dite qualcosa voi, che se c'è il nuovo direttivo di Fratelli d'Italia. Dite qualcosa, se è normale che il deputato per 2 anni, 1 anno e mezzo non tocca Reggio Calabria e si permette pure di fare gli articoli su Reggio Calabria senza manco citare il capogruppo, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Reggio Calabria. Cioè, vi rendete conto che la Lega di Tilde Minasi, la nulla facente, la carta liscia, Tilde Minasi non ha avuto la cosa di dire a Salvini: metti il sindaco di Reggio perché rappresenta anche me. Cioè, vi rendete conto come ognuno si pensa alla parte sua? Ve l'ho detto che il centro-destra è uguale al centro-sinistra. Nonostante questa è un'opera che viene dal centro-destra. Perché noi dobbiamo essere chiari, perché è vero che per le logiche spicciole l'uno vale l'altro, perché ognuno si fa gli affari propri e chi fanno a gara a chi se li fa meglio. Ecco perché ci vuole una vera rivoluzione dall'interno, deve contare il popolo, sapete che sto vedendo io? Mentre giro dalla mattina alla sera incontro persone, che è il popolo, quello che non lo considera nessuno, quello che non ha mai avuto incarichi, quello che deve fare la fila da tutte le parti, quelli che bussano e nessuno gli apre, quelli stanno capendo l'importanza, molto di più degli altri, della rivoluzione che si deve fare. Ma se fossi stato il sindaco io di questa città, se Salvini non mi avesse invitato al tavolo, mi sarei stato fermo secondo voi? Avrei fatto tutto quello che democraticamente potevo fare per essere seduto per nome e per conto dei miei cittadini all'interno di quel tavolo dove devo decidere le sorti dei cittadini che mi hanno eletto? Perché Falcomatà e i due sostituti non hanno fatto niente? E se hanno fatto qualcosa, ce lo vogliono dire che cosa hanno fatto? Perché non risulta dagli atti niente. Ecco perché ci vuole questo consiglio comunale immediato per chiarire queste cose e per cristallizzare le posizioni. Il ponte sullo stretto è un'opera importantissima per i concittadini.
Io rispetto l'opinione di tutti, di questi della sinistra, che dicono no a tutto, che fanno denunce, che cercano di bloccare. Ma vi rendete conto che è l'unica cosa che può salvare le sorti della nostra terra? Vi rendete conto che faranno tutte le cose collaterali proprio per il ponte e non per noi? Per noi non l'hanno fatto. Io sapete che dico sempre a quelli di sinistra che mi dicono sempre le stesse cose, no? Noi vogliamo la solita solfa. Noi vogliamo prima le strade, noi vogliamo prima le ferrovie che sono vetuste, che sono vecchie. Giusto. Avete ragione. Ma in questi 60-70 anni le hanno fatte prima le ferrovie, la 106 l'hanno fatta? No, non l'hanno mai fatta. Come la stanno facendo e sono stati messi i soldi ora, proprio ora? Perché c'è il ponte, non perché c'eravamo noi che non valiamo niente per Roma, ma l'hanno fatto perché c'era il ponte. Quindi capite come ci vuole un polo rivoluzionario a Reggio, una coalizione rivoluzionaria lontana dai partiti. Con i partiti si parla in posizione di forza. Ci vuole un popolo rivoluzionario del bene che batte i pugni, che va a raccogliersi i risultati, che va a sedersi nei tavoli anche quando non li invitano per il bene della propria città. Non che uno fa la puzza sotto il naso, dice non vado perché non mi hanno invitato, quindi non vado perché a me solo il sindaco mi devono chiamare. E non si può, quelli della destra, non può Pina Princi non dare le deleghe alla sua città e magari poi si candida a sindaco lui o Francesco. Perché dovete rispondere anche voi di questa cosa. Perché non dovete dare le deleghe se sono della vostra parte politica o no. Le deleghe, Pina, le devi dare perché sei tu l'assessore alla città metropolitana. E le devi dare ora. Ora le devi dare per il bene dei cittadini. Non guardando le logiche di partito. Non ci siamo salvati con Ryanair, che è un risultato enorme, perché grazie a Dio c'è la campagna elettorale di Forza Italia. Dovete pregare che ci sia un'altra campagna straordinaria elettorale un altro anno, ci sia qualche elezione straordinaria, che ci arriva qualche altra cosa importante. Dobbiamo pregare che ci siano più campagne possibili, perché le cose le fanno solo in campagna elettorale. Meno male che c'è stata la campagna elettorale, ci è arrivata San Ryanair, grazie a Occhiuto, che l'ha fatta arrivare perché sta facendo pure lui la campagna elettorale della vita insieme a Ciccio, insieme a tutti quelli di Forza Italia che devono sopravvivere a una soglia che può calare. Meno male, grazie a Dio che abbiamo ottenuto quest'acqua nel deserto che non è risolutiva, ma è un'acqua nel deserto. Grazie a Dio che c'è stata questa campagna elettorale e grazie a Dio che c'è stato il grande governatore Occhiuto che sa fare queste operazioni per la campagna elettorale, ma abbiamo avuto il beneficio. Quindi sapete perché avremo il beneficio per il ponte sulle altre cose? Perché c'è il ponte. Io vi dico che io veramente farò un casino che non finisce mai, per sapere, l'ho chiesto a Marra, lo dico qua, l'ho detto oggi a Marra il presidente, Marra non rinviare il consiglio sul ponte sullo stretto, che faccio un casino che non finisce mai, lo devi fare gentilmente nella data prima utile, dobbiamo fare almeno un consiglio comunale alla settimana, che non facciamo mai consiglio comunale, ci sono un sacco di temi da discutere, importanti per la città, e soprattutto devono essere consigli comunali aperti, devono essere visti dalla gente. Io propongo che siano tutti aperti i consigli comunali, perché la gente deve vedere. Li facciamo al CEDI, li facciamo nella sala di Gianni Versace, basta che la gente vede, partecipa. Non vi potete chiudere dentro le segrete stanze e farvi i cazzi vostri dalla mattina alla sera. Dovete farlo subito questo consiglio, dobbiamo fare il consiglio pure sulla facoltà di medicina, dobbiamo fare il consiglio sull'autonomia differenziata, dobbiamo discutere di temi importanti che incidono sulla vita dei cittadini. Quindi, cari concittadini, vi prego, aprite gli occhi, partecipate, non vi vendete per un piatto di lenticchie, partecipate attivamente. Sapete quando si spaventano i politici? Quando partecipate, quando siete presenti. Io ringrazio tutti i soldati di Reggio, che sono tantissimi. Vi faremo passare le pene a tutti voi che imbrogliate, che truffate, che prendete per il culo i cittadini. Vi verremo a prendere, vi faremo luce, non vi meneremo, perché noi siamo contro la violenza. Noi vi metteremo il faro addosso, non potete fare porcherie, avete finito di fare porcherie. E ricordatevi una cosa, cari concittadini, oggi la situazione è questa. Abbiamo la più grande opera del secolo mondiale in costruzione e il sindaco non si è seduto per volontà sua e per volontà del centrodestra che non l'ha convocato, quindi Reggio Calabria,
per volontà del centro-sinistra, del centro-destra non è seduta. Al tavolo dove si decide le sorti mie, vostre, dei cittadini nostri, di Reggio, della provincia, dei nostri figli e dei nostri nipoti. E la valutazione di tutto questo fatela voi come volete e se potete. Se non vi dispiace, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate su questa cosa, vi prego. Partecipate attivamente sul mio profilo, scrivete al sindaco, scrivete a Ciccio Cannizzaro, scrivete alla Princi, fateci sapere, partecipate attivamente, più partecipate e più questo faro di luce è forte su chi governa. E chi governa ha più difficoltà a fare imbrogli, ok? Cari concittadini, arrivederci, ci vediamo se Dio vuole domani. Arrivederci.